Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Manganelli e Matite, direttore, intanto ti chiedo, per il centrosinistra le elezioni in Sardegna sono uno spartiacque? Sono un punto importantissimo che dovrebbe far mettere da parte tutta la discussione che si è fatta nei mesi scorsi. Adesso ricordavi anche la dichiarazione di Calenda, quindi è una discussione che si sta allargando rispetto alla necessità di costruire una coalizione alternativa al centrodestra, che è l'unico modo per poter competere. Naturalmente questo, diciamo, è il punto di partenza, e tutto il resto è ancora da costruire, intanto perché vediamo che il Movimento 5 Stelle più facilmente fa alleanze quando i candidati sono propri, li fa molto, con molta più difficoltà quando deve essere generosa con candidati di altre parti del centro. Fai riferimento al campo largo, no campo giusto, campo diciamo. Giusto, esattamente. In ogni caso è giusto solo, sembra essere giusto solo quando c'è un candidato dei 5 Stelle. Sta accadendo e è accaduto in diverse realtà territoriali. Il secondo punto però ci vuole anche, come dire, un minimo di profilo politico e programmatico, nel senso che una coalizione, soprattutto se si candida adesso a governare territori, ma poi se si vuole candidare a governare un paese, deve avere un minimo di unità sulla politica estera, sulle politiche industriali, su quelle dei diritti, altrimenti diventa un po'... mettere insieme, assemblare dei pezzi elettorali, un cartello elettorale che si sfarina subito dopo il voto. E Peter, ti...